I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bari hanno proceduto al sequestro preventivo di un appartamento del valore di circa 150.000 euro nella disponibilità indiretta di Leonardo Montani, quarantenne barese, esponente di spicco dell'omonimo clan del quartiere San Paolo di Bari, con precedenti per associazione mafiosa, delitti contro la persona e il patrimonio e reati in materia di sostanze stupefacenti. Leonardo Montani, dopo un periodo di detenzione per numerosi e gravi delitti, uscì dal carcere a dicembre 2010. Dalle indagini svolte dalla sezione misure di prevenzione del GICO, risulta che l'uomo, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bari, ha omesso di comunicare al nucleo di polizia tributaria di Bari l'acquisto dell'immobile sottoposto a sequestro, violando l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali sancito dall'articolo 80 del codice delle leggi antimafia, norma che impone a chi è sottoposto a una misura di prevenzione l'obbligo di comunicare per 10 anni e entro 30 giorni dal fatto al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale tutte le variazioni del patrimonio di valore superiore a 10.000 euro.